Ehi ragazzi biancocelesti, ho una notizia esplosiva per voi direttamente dal frenetico mercato dei trasferimenti della Lazio. Secondo le ultime informazioni di Gianluca Di Marzio, sembra che siamo sull'orlo di chiudere un affare emozionante con Kent, l'ala offensiva del Fenerbahce. I retroscena sono infuocati, e i biancocelesti hanno già raggiunto un accordo verbale con il club turco. La proposta include un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Ebbene sì. Ci stiamo muovendo velocemente per finalizzare questo accordo una volta per tutte. Immaginate, la possibilità di avere Kent nel nostro roster. Questo talentuoso esterno potrebbe portare una nuova dinamica alla squadra e diventare una pedina chiave nelle nostre azioni offensive. Le aspettative sono alle stelle, e non vediamo l'ora di vedere Kent indossare la maglia della Lazio. È importante sottolineare che stiamo ancora lavorando sui dettagli finali dell'accordo, ma le trattative stanno procedendo a pieno ritmo. Se tutto andrà come previsto, presto avremo un rinforzo importante per potenziare il nostro attacco. E ora, tifosi biancocelesti, voglio conoscere la vostra opinione su questa possibile firma. Come vedete l'arrivo di Kent alla Lazio? Credete che possa fare la differenza nei nostri assalti alla porta avversaria? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Restate sintonizzati, perché questa notizia promette di scuotere ulteriormente il mercato dei trasferimenti della Lazio. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere alcuna novità sulla nostra amata squadra. E, naturalmente, mettete mi piace se siete altrettanto entusiasti quanto me per la possibilità di questo nuovo rinforzo. Condividete questa eccitazione con gli altri tifosi. La stagione è alle porte, e con possibili acquisizioni come questa, possiamo aspettarci grandi emozioni in campo. Sosteniamo insieme la Lazio verso le vittorie. E voi, tifosi, quali sono le vostre aspettative per Kent alla Lazio? Come pensate si inserirà nel nostro schema tattico? Commentate qui sotto e costruiamo insieme questa discussione.